tutti, benvenuti alla prima edizione del Talent Development Forum. Ho il piacere di condurre la prima sessione di questa mattinata di interventi in cui affronteremo una serie di questioni relative naturalmente ai percorsi di sviluppo in azienda e ai temi relativi al presente e al futuro delle competenze. Il primo tavolo di questa giornata ha per titolo Il digitale e l'umano per una tecnologia al servizio dello sviluppo delle persone. Si parla quindi di tecnologia e lavoro, digitalizzazione del lavoro e chiaramente è un tema che oltrepassa il semplice ambito della gestione delle risorse umane e arriva, oserei dire, fino alla filosofia e alla sociologia, insomma qual è il rapporto fra la macchina e l'essere umano in fatto di lavoro. Ogni tanto vengono agitati spettri, insomma, di robot che si sostituiscono alle persone e che quindi impoveriscono il contributo umano alla società e al lavoro. Chiaramente non è questo l'orizzonte all'interno del quale ci muoviamo oggi, ci muoviamo all'interno di un orizzonte in cui il digitale e la tecnologia sono degli abilitatori del lavoro, ma dobbiamo chiaramente vedere in quale modo e andare a vedere anche degli esempi concreti di realtà virtuose che hanno affrontato tali questioni. L'evento di oggi è promosso da Cornerstone On Demand, ci troviamo dagli studi Community House in Roma e con me sono presenti Giuseppe Conte, direttore centrale formazione e sviluppo risorse umane IMSS, benvenuto Giuseppe. Grazie a voi, buongiorno. Anna Maria Morrone, responsabile organizzazione People Development per Ferrovie dello Stato. Grazie, buongiorno. Antonio Nisco, Regional Sales Manager per Cornerstone On Demand e collegato con noi Samantha Todaro, HR Director per ICR Cosmetics. Buongiorno allora, a tutti. Grazie a tutti per essere qua. L'evento, come vedete, si svolge in forma ibrida, come ormai il nostro pubblico è abituato a vedere. Colgo anche l'occasione per ringraziare le persone, sicuramente numerose, che si sono collegate. Vado in ordine abbastanza casuale da Giuseppe Conte, che è alla mia sinistra. Allora, la vostra realtà ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che tutti vediamo dal lato utente, chiaramente. Quello che non vediamo, ma che sicuramente è importante, è quello invece del lato organizzazione. Allora, la domanda è chiedere un po' cosa sta avvenendo da questo punto di vista e se lei è d'accordo con l'affermazione che il digitale sia in effetti un abilitatore dei percorsi di sviluppo e delle competenze delle persone e che abbia quindi la funzione non di sostituirsi alle stesse, ma di creare gli spazi per rendere più autonome, più creative e magari anche più contente di quello che fanno. Grazie Federico, sicuramente il tema è interessantissimo. Noi viviamo in un mondo che già rispetto a quando probabilmente andavamo noi a scuola è profondamente cambiato. Cambiato non tanto, poi io penso, cioè noi siamo nella storia, sempre le persone cambiano, i mondi cambiano, le strutture cambiano. Quello che caratterizza quest'epoca è la velocità dei cambiamenti. Cioè i cambiamenti avvengono a una velocità tale per cui noi spesso siamo, se ripensiamo alla nostra situazione a 10 anni fa o anche a 5 anni fa, rimaniamo veramente attoniti rispetto a quello che facevamo 5 anni fa, gli strumenti di cui avevamo a disposizione e quindi poiché cambiano gli strumenti, cambiano quasi inavvertitamente, cambiamo noi stessi, cambiano anche le esigenze che noi portiamo e quindi che chiediamo come utente o come cliente alle varie organizzazioni. Da questo punto di vista, come ha detto bene, noi ci siamo avviati verso un percorso di forte digitalizzazione. Non è una novità, peraltro, vorrei dire, perché diciamo, l'Istituto già negli anni '80 iniziò un percorso di informatizzazione, quindi portò negli uffici computer, già negli anni 2000 avviò un processo forte di presenza sul web. Nel 2010 passiamo già all'invio telematico delle istanze, quindi è un percorso che viene da lontano. Ma quello che sta succedendo in questi anni è comunque un'accelerazione che ci colpisce anche noi come struttura che abbiamo sempre cercato di essere all'avanguardia e quindi l'arrivo di nuove tecnologie, l'arrivo di nuove esigenze da parte dell'utenza, l'arrivo di nuove modalità di organizzazione dei processi.
La tentazione forte in questi casi, e un attimo l'abbiamo sentita anche noi, è quello di pensare che la tecnologia possa risolvere i problemi. Quindi immettere forti dosi di tecnologia pensando che poi tutto il resto verrà da sé. Così non è. Nel senso che noi crediamo fortemente che la tecnologia da sola non è sufficiente a promuovere un cambiamento di un'azienda che poi sia in grado di svolgere un servizio di qualità. Perché se non accompagniamo al cambiamento tecnologico il cambiamento delle persone che lavorano nella macchina, tutto questo produrrà ancora, paradossalmente, potrebbe produrre un distacco ancora maggiore fra l'azienda e l'utenza che l'azienda stessa serve. Perché paradossalmente noi mettiamo tanta tecnologia, però quella tecnologia non risponde magari a quelle che sono le effettive esigenze dell'utenza. Quella tecnologia potrebbe distaccare ancora più l'utenza, perché per essere troppo tecnica e poco attenta alle esigenze di categorie diversificate, pensiamo alla necessità comunque di tenere dentro persone di varia età, quindi di varia storia, di varia cultura digitale, e pensiamo al tema del digital divide, che comunque è un tema importante. Ecco, tutto questo ci ha portato quindi a un programma forte di accelerazione dello sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti. Questo per due finalità. Uno, per permettere ai dipendenti di sfruttare al meglio le tecnologie che noi stavamo offrendo loro. È assurdo che noi offriamo tecnologie nuove se poi non insegniamo alle persone a sfruttarle. Questo significa sprecare risorse e non far crescere la produttività. E io ricordo quando ero un giovane praticante legale, e nello studio dove io lavoravo arrivò il computer, e quindi si passò dalla macchina da scrivere al computer. Il segretario per un po' di tempo continuò ad usare il computer come se fosse una macchina da scrivere, quindi essenzialmente la usava per scrivere e non sfruttava le funzionalità legate al copia e incolla, al fatto di immagazzinare dati, al fatto di avere già dei modelli di atto, non le dico il fatto delle ricerche online, in quanto arrivavano ancora tutte le riviste cartacee, molto belle, molto suggestive. Però ecco, questo per fare un esempio di come il fatto di non formare adeguatamente il personale all'uso delle tecnologie comporta paradossalmente un danno economico, perché poi quell'investimento non produce tutte le potenzialità che avrebbe potuto produrre, e questo poi porta a un gap di produttività che tra l'altro è stato anche rilevato a livello internazionale. Cioè, ci si è domandati, ma tutta questa rivoluzione digitale che sta succedendo a livello planetario, perché non porta a un'accelerazione brutale della produttività? Perché in teoria le persone dovrebbero essere molto più produttive. E una delle risposte è stato: non abbiamo adeguatamente formato le persone a sfruttare il digitale. E quindi questa era la prima finalità che noi vogliamo raggiungere. La seconda finalità è quella di permettere ai nostri colleghi di essere co-costruttori, co-progettatori dei nuovi processi organizzativi. Cioè le loro competenze amministrative che derivano dal contatto con l'utenza devono trasformarsi tramite le competenze digitali nella capacità di coprogettare migliori servizi per l'utenza. Grazie Giuseppe, allora metto a fuoco due punti che sono emersi e che gli altri possono eventualmente riprendere nei loro interventi. La necessità di accompagnare e preparare le persone nel momento in cui viene introdotto uno strumento, accompagnare quelle persone che poi dovranno usare quello strumento. E aggiungo anche, riprendendo sempre un punto appena espresso, la necessità di fare questo, l'attenzione alla diversità della popolazione che recepisce quello strumento, ad esempio in termini di età, ma forse non soltanto di quello. Vado adesso da Samantha Todaro, benvenuta intanto. Chiedo anche a te, nella tua esperienza, qual è o quale deve essere il giusto apporto dello strumento digitale o tecnologico al potenziamento delle persone e quindi alla loro attività in azienda. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che la mia esperienza si allinea molto a quello che ha appena detto il collega, perché sia in questa nuova azienda in cui sono da relativamente poco e nelle altre aziende in cui sono stata, l'esperienza che ho vissuto è che sicuramente negli ultimi anni
come dire, l'approfondire l'approccio tecnologico affiancato alla preparazione delle persone è quello che fa la differenza. Sia in questa esperienza che nell'ultima che ho fatto, dove erano in realtà prettamente produttive e quindi molto legate ad attività, diciamo anche manuali se vogliamo, in realtà anche la tecnologia ha portato dei grandi vantaggi, seguiti dal fatto che però ci fosse tanta formazione e tanto intervento sulle persone che sfruttavano questa nuova tecnologia, perché ha dato modo sicuramente di migliorare e di rendere la produzione molto più efficiente e di migliorare anche quello che è stato il lavoro delle persone, perché fondamentalmente spesso si pensa che se in produzione si introducono delle macchine è conseguenza di togliere delle persone, in realtà per quella che è stata la mia esperienza, abbiamo creato efficienza, abbiamo migliorato la produzione, incrementato la produzione, perché? Perché comunque attraverso l'ausilio della tecnologia e delle nuove macchine, formando le persone all'utilizzo di queste nuove macchine, di queste nuove tecnologie, siamo riusciti a fare in un minor tempo e con una miglior qualità determinate attività e lavorazioni, e siamo riuscite anche a diversificare le attività lavorative, quindi assolutamente concorde nella necessità di preparare le persone all'utilizzo dei nuovi strumenti, ma anche forse dal punto di vista proprio della comunicazione. Perché quando abbiamo appunto detto arriveranno nuove macchine, verranno fatti dei corsi, la prima reazione delle persone, la prima domanda delle persone è stata: ma quindi le macchine sostituiscono le persone? Assolutamente no. La persona rimane fondamentale e anzi acquisisce delle nuove capacità e delle nuove competenze per far sì che il lavoro diventi molto più di qualità e che la quantità sia affidata alla macchina. Grazie Samantha anche per aver portato insomma, una testimonianza interessante di popolazione aziendale preoccupata dall'introduzione di nuovi strumenti e questo in base al contesto può essere un problema da dover gestire. Anna Maria Morrone, il gruppo Ferrovie sta vivendo un momento di grande cambiamento, il vostro recente piano industriale lo chiama un tempo nuovo. Volevo chiedere qual è la direzione e qual è l'apporto che l'innovazione, il digitale e la tecnologia in generale hanno avuto o stanno avendo rispetto a queste trasformazioni in corso. Allora, intanto grazie e un po' di numeri per inquadrare il gruppo Ferrovie dello Stato. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha circa 82.000 dipendenti, diciamo muove, come sapete, 10.000 treni al giorno, trasporta 1 miliardo di persone all'anno, percorre 16.800 linee ferroviarie, ha 32.000 km di linee stradali e trasporta 45 milioni di tonnellate di merci ogni anno. Quindi muovere un gruppo così eterogeneo, tra l'altro, e così grande è sicuramente un impegno che senza la tecnologia, senza l'innovazione, non si può assolvere. Il nostro piano industriale è un piano decennale, proprio perché l'impegno che abbiamo davanti è lungo, è una sfida molto importante che vogliamo cogliere, ed è un piano che ha al centro due elementi fondanti. Il primo è il digitale e l'innovazione, il secondo sono le persone. Proprio per quello che dicevano anche i colleghi prima, la tecnologia non può prescindere dalle persone e oggi le persone non possono prescindere dalla tecnologia. Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo portando grandi innovazioni digitali e tecnologiche al nostro interno. Abbiamo lanciato e stiamo lavorando a 6 piattaforme tecnologiche e digitali completamente nuove, dalla piattaforma Resilience, che ovviamente attiene all'infrastruttura ferroviaria, alla piattaforma per i pagamenti, alla piattaforma per gli orari, alla piattaforma, diciamo, per come dire, la digitalizzazione di tutti i nostri sistemi in maniera ancora più evoluta. E quindi questo è chiaramente un impegno che deve essere accompagnato anche da un lavoro sulle persone, evidentemente. Quindi raccolgo pienamente il concetto che è stato espresso prima: la tecnologia, se le persone non imparano ad usarla e non si avvicinano, serve a poco, rimane fine a se stesso, e questa naturalmente è una grande opera che ci vede impegnati
anche nel reskilling delle nostre persone. Quindi noi non pensiamo di fare a meno dei nostri, pensiamo di aiutarli a gestire questo cambiamento attraverso la tecnologia, attraverso il supporto che con i nostri strumenti possiamo dare. Il secondo fattore abilitante, abbiamo detto, sono le persone. Quindi siamo assolutamente impegnati noi in questo momento ad accompagnare le nostre persone attraverso un progetto che abbiamo chiamato People Strategy. Accanto ai progetti di piano industriale, se volete, più tecnici e tecnologici, naturalmente Ferrovie, per i numeri che vi ho detto e per l'attività che fa e per le società che ha al suo interno, è un, diciamo, un organismo profondamente tecnico, ma noi vogliamo supportare questo cambiamento anche con la nostra People Strategy. Quindi ci siamo attrezzati, tra virgolette, al nostro interno con i colleghi tutti, abbiamo tra l'altro per la prima volta coinvolto tutti i dirigenti del gruppo attraverso dei nostri meeting virtuali in questo progetto, quindi per la prima volta tutti insieme sono stati da noi HR informati della nostra People Strategy, anche degli avanzamenti che la People Strategy, come dire, sta registrando quest'anno, e quindi abbiamo messo al centro le nostre persone. Questo l'abbiamo fatto in modo semplice, almeno riteniamo in modo semplice, volendo usare 5 parole chiave. Queste parole chiave sono: semplifichiamo, quindi l'organizzazione che deve accompagnare questo cambiamento, ci stiamo ristrutturando, noi abbiamo creato 4 poli omogenei per business più, diciamo, società che saranno di servizio trasversale a tutto il gruppo, ed è un'assoluta novità nel panorama organizzativo almeno del gruppo Ferrovie dello Stato. Quindi questa evoluzione organizzativa deve essere accompagnata da competenze e professionalità. Il modo di lavorare deve essere un modo di lavorare molto più flessibile, quindi flessibile e dinamico, quindi acceleriamo, ma facciamo anche, semplifichiamo, acceleriamo, facciamo squadra, lavoriamo in team, perché soltanto in team siamo convinti che i risultati possano essere esponenziali, avviciniamoci, facciamo rete, costruiamo il futuro. Lo devo tenere così? Va bene. Costruiamo il futuro, e quindi di conseguenza la nostra People Strategy accompagna il cambiamento digitale. Siamo impegnati su tanti progetti di cui magari poi parleremo più tardi, alcuni particolarmente significativi, alcuni particolarmente innovativi. Il nostro impegno in questo momento è sulle persone, sicuramente, che accompagnano la tecnologia. Grazie Anna Maria Morone, sicuramente torneremo con un approfondimento su questi punti. Antonio Nisco, Cornerstone. Allora, posso immaginare che Cornerstone sia un punto di osservazione da cui studiare questi fenomeni, perché si parla con le aziende e quindi si possono imparare tante cose. Quindi nel tuo punto di osservazione, come descriveresti il rapporto tra digitale e l'umano? Qual è il rapporto virtuoso tra digitale e l'umano? Ma si dice, ed è la verità sicuramente, che la digital transformation, il digitale, ci ha sicuramente liberato di tutte quelle attività noiose, ripetitive, a scarso valore aggiunto, lasciando più spazio a quelle che sono attività più gratificanti e più creative. Condizione quindi principale è che poi questo spazio che ci viene lasciato noi riusciamo ad allocarlo in qualche modo nell'arco della nostra giornata, quindi a renderci in qualche modo non raggiungibili, non sollecitati da interferenze esterne, per poterci concentrare nello sviluppare questa creatività, cosa che risulta alquanto complicata perché siamo bombardati completamente da telefonini, messaggi e cose di questo genere. Noi riusciamo ad essere creativi quando rivolgiamo la nostra attenzione a qualcosa che ci piace e che ci diverte. Lì riusciamo a dare il massimo della nostra creatività. Tant'è che Albert Einstein diceva appunto che la creatività non è altro che l'intelligenza che si diverte. Se noi poi questa creatività riusciamo a portarla in un contesto lavorativo, questo dà un grosso valore aggiunto, perché la creatività di per sé porta valore, e spesso anche la soluzione di problemi molto complessi, la soluzione va a ricadere proprio nell'utilizzo di un pensiero creativo. Oggi si parla molto di digital creativity, quindi perché abbiamo a disposizione questi strumenti che fino a qualche anno fa neanche potevamo immaginare di avere, che ci consentono di realizzare dei contenuti, non solo di realizzarli ex novo, ma di modificare, remixare, giocare appunto con questi contenuti, dando luogo poi a dei contenuti sempre nuovi e in un circolo vizioso che sostanzialmente potrebbe essere anche senza fine.
quello che dicevamo prima appunto è che poi bisogna avere la capacità di utilizzarle questi strumenti, quindi la formazione diventa molto importante. In questi giorni, preparandomi appunto per l'incontro che ci sarebbe stato oggi, ho letto diversi articoli sulla creatività e il digitale, e una frase mi ha colpito molto, mi ha divertito anche molto, che è quella che diceva: pensate cosa avrebbe potuto fare Leonardo da Vinci se avesse avuto a disposizione gli strumenti come AutoCAD, no? Oltre a quello di straordinario che già ha fatto. Quindi secondo me è importante saper cogliere questa opportunità che il digitale ci offre, perché non è che toglie qualcosa all'uomo, ma anche, secondo me, ci dà la possibilità di fare qualcosa in più se siamo formati e pronti mentalmente all'utilizzo di questi strumenti. Grazie Antonio. Allora, un concetto che era sicuramente sottinteso agli interventi che sono stati raccolti finora è quello delle competenze. Noi ci riferiamo alle persone in azienda anche in virtù di quello che sanno o non sanno fare. Allora la domanda diventa: quanto più introduciamo tecnologia e digitale in azienda, tanto più dovremmo osservare un cambiamento delle competenze nelle persone che stanno in quelle aziende. La prima banalità che mi viene in mente è che un'azienda molto digitalizzata deve potenziare il proprio reparto IT. La prima cosa che mi viene in mente, ma abbiamo parlato anche di formazione e anche saper formare, chiaramente un'altra competenza. Allora, nell'ottica di Giuseppe Conte e di IMSS, come descrivere questo processo? Allora, quando noi siamo di fronte a dei cambiamenti di paradigma da questo punto di vista, e dobbiamo avere la capacità di cavalcarli se non anticiparli. Allora, sicuramente la rivoluzione digitale, la digital transformation, chiamiamola come vogliamo, sta modificando o modificherà l'assetto delle nostre aziende, in quanto è evidente che una serie di lavori saranno sostituiti dal digitale, i lavori più ripetitivi, più routinari. Questo porterà quindi a spostare le nostre persone su quelli che sono lavori a più alto valore aggiunto. Quindi noi abbiamo bisogno sempre meno di persone che svolgono attività routinarie, i data entry, oppure le attività che sono legate, che possono essere sostituite da lavorazioni automatizzate, cioè dal fatto che il digitale è in grado di sempre più, anche con l'intelligenza artificiale, di svolgere attività routinarie o diciamo a scarso valore aggiunto, e le dovremo spostare sempre più su attività ad alto valore aggiunto, in cui si richiederanno però da questo punto di vista competenze nuove rispetto a quelle che abbiamo richiesto fino ad ora. Quindi anche le competenze, diciamo, tecniche, che in base al quale spesso in passato, soprattutto nella pubblica amministrazione, si è fatta la selezione, si è fatta sia la selezione all'ingresso che poi la selezione all'interno, avranno sempre meno importanza. Perché? Da un lato perché le competenze tecniche diventano obsolete molto più velocemente che in passato. Questo è vero in assoluto, è vero sia nel campo tecnologico sia nel campo giuridico, cioè ormai ogni 5-10 anni il patrimonio di competenze tecniche va praticamente sostituito, rinnovato, aggiornato. D'altro lato, proprio perché noi andiamo verso un'epoca di grandi cambiamenti, sempre più assumeranno importanza competenze che sono le competenze comportamentali, quelle che noi abbiamo chiamato competenze comportamentali, la capacità di cambiare, la capacità di affrontare il cambiamento in maniera creativa, la capacità di imparare, di cambiare anche le proprie mansioni. Da questo punto di vista, una delle sfide che noi vogliamo affrontare nei prossimi anni è proprio quella di sostituire al concetto di mansione il concetto di competenza. Cioè, noi vogliamo un'organizzazione che non sia più basata sulle mansioni, cioè tanti elenchi di cose che le persone devono fare, dando quasi per scontato che poi le competenze delle persone fossero quasi ininfluenti. L'importante erano le cose da fare e poi le persone venivano piazzate lì per lì. Noi vogliamo partire dalle competenze. Cioè, abbiamo delle competenze in azienda, delle persone viste come dei panieri di competenze. Ebbene, queste persone vanno allocate al posto giusto nella macchina perché possano dare il meglio di sé e quindi far sì che la macchina evolva. Perché? Perché abbiamo detto, come abbiamo detto prima, perché i compiti routinari, quelli massivi,
verranno sempre più affidati alle macchine, l'importante è che le persone all'interno dell'azienda svolgano funzioni ad alto valore aggiunto. In un'azienda come INPS questo significa che la gran parte delle lavorazioni delle singole pratiche che oggi vengono affidate alle persone saranno automatizzate e le persone verranno spostate di più sulla relazione con l'utenza, oltre che sulla progettazione di servizi che svolgeranno sempre meglio questa funzione di supporto all'utenza. Questo chiaramente impone dei cambiamenti sia nel modo in cui selezioniamo le persone, sia poi nel modo in cui le persone, una volta che sono entrate in azienda, svolgono la loro attività e quindi nel modo in cui noi le formiamo. Da questo punto di vista l'importante è non considerare la formazione sulle competenze digitali come la formazione sulle tecnologie. È sicuramente un aspetto importante la formazione sulle tecnologie, che però si concentra soprattutto su certe aree dell'azienda, cioè quelle tipicamente più dell'IT department, ma deve essere una formazione che un po' come ci dice anche il framework europeo delle competenze digitali, guarda anche agli aspetti comportamentali, guarda anche agli aspetti relazionali, guarda anche alla capacità di sfruttare le nuove tecnologie. Cioè è evidente che noi dobbiamo mettere le persone in grado di sfruttarle appieno. Faccio un esempio: nel momento in cui noi andiamo verso modelli di lavoro ibrido, devono cambiare le competenze che noi richiediamo ai manager dell'azienda, i quali prima erano abituati ad avere le persone fisicamente vicino a sé, adesso le avranno a volte vicino, a volte lontano, i meeting saranno sempre diversi. Questo significa che loro dovranno sviluppare delle capacità di tenere il gruppo di lavoro, di programmare le attività del gruppo di lavoro, di monitorare il lavoro, che sono diverse da quelle che svolgevano precedentemente. Quindi abbiamo un programma che si chiama e-leadership, cioè la leadership vista al tempo del digitale e così via. Per fare questo, quindi vado a concludere, abbiamo avviato due programmi di attività che non sono tipicamente di formazione, sono proprio di formazione esperienziale. Uno è il programma di change management, quindi 18 progetti articolati su 4 pilastri, cioè conoscere la missione, sviluppare le competenze, gestire e sviluppare la conoscenza e nuovi modi di lavorare. E poi un programma di formazione digitale articolato su 16 progetti, perché la formazione digitale è sì formazione sugli strumenti, ma è formazione su tutta una serie di aspetti della vita dell'azienda e quindi di sviluppo della persona, che richiede un approccio da vari punti di vista. Quindi anche da questo punto di vista il digitale è un mondo che non va approcciato in maniera unilaterale, ma va approcciato tenendo conto di vari aspetti, perché varie sono poi le ricadute della trasformazione digitale sull'azienda. Grazie Giuseppe Conte anche per aver toccato un tema come quello della leadership, che forse definire competenza è persino riduttivo, insomma più un modo di stare in azienda che diventa sempre più determinante nelle nuove modalità di lavoro. Samantha Todaro, il tuo racconto, la tua esperienza sulla trasformazione delle competenze fino a questo momento, ma se vuoi anche proiettandola un po' nel futuro, cioè che cosa ci possiamo aspettare dalle trasformazioni in atto? Ma al di là dell'aspetto sulle nuove competenze, su cui non mi ripeto perché assolutamente mi ci ritrovo in quello che ha detto il collega, un aspetto che su cui mi piaceva portare la mia testimonianza è stato nell'evoluzione di alcuni ruoli che hanno avuto all'interno dell'azienda. Tu prima dicevi, visto che si fa un maggior uso della tecnologia, si potrebbe pensare come un esempio primario di incrementare quello che è il reparto IT. Al di là delle possibili necessità, quello che ad esempio ho notato io sul reparto IT è stato proprio un cambio, un'evoluzione del loro ruolo. Io ricordo quando ho iniziato a lavorare, la maggior parte delle persone considerava il reparto IT come il reparto che serviva a dare assistenza, il famoso help desk, front desk, da cui ricevevi poi spesso ancora oggi la principale soluzione provata a spegnere e riaccendere. E quello che però invece ho visto è stato proprio la loro evoluzione all'interno delle aziende, dove sono diventati proprio dei partner, almeno per quella che è la mia esperienza,
nel riscrivere e ridisegnare alcuni processi interni all'azienda. Quindi quello che ho visto io negli ultimi anni in relazione proprio allo sviluppo tecnologico, all'implementare delle conoscenze, delle competenze, è stato proprio anche un cambio di ruolo per alcuni dipartimenti che sono diventati fondamentali non tanto nel risolvere problematiche tecniche, quanto sono diventati dei partner a supporto di quello che era proprio lo sviluppo e il rivedere quelli che sono i processi interni aziendali e chiaramente anche tutta la parte relativa al change management. Quindi quello che io mi porto a casa rispetto a questa tematica, al di là assolutamente del focus su quelle che sono appunto le competenze, quindi l'attenzione nei confronti delle persone che hanno la necessità di ricevere una maggior formazione rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche un cambio di ruolo completo rispetto ad alcuni ruoli all'interno dell'azienda. Grazie Samantha, quindi potremmo dire che parlare di cambiamento di competenze è quasi riduttivo, insomma, è proprio un concetto diverso di interpretazione di certe funzioni, di certi ruoli. Grazie mille. E Anna Maria Morrone, abbiamo visto prima una messa a fuoco su due concetti essenziali che sono le persone naturalmente che stanno in azienda e l'innovazione, la tecnologia che le supporta. Ecco, nell'area che lei gestisce, quali sono stati i cambiamenti più rilevanti? Allora, uno l'ho citato prima, quello dell'organizzazione. Io sono responsabile dell'organizzazione e dello sviluppo e quindi di conseguenza siamo partiti dall'assetto organizzativo. Dicevo, stiamo ristrutturando l'azienda, quattro poli, una società trasversale, più attività trasversali, una holding snella. Stiamo anche, appunto, lavorando sulla digitalizzazione di tanti dei nostri processi e quindi abbiamo necessità, attraverso la riorganizzazione e la digitalizzazione, di accompagnare anche in una trasformazione di competenze. Questo significa, lavorare sulle persone, ma significa anche che il nostro piano avrà un grosso turnover. Noi dovremo nei 10 anni di piano, quindi dal 2021 al 22 al 2031, operare un turnover che prevederà l'ingresso di 40.000 persone circa. Quindi è chiaro che ne usciranno ovviamente per età e per anzianità tante di quelle che abbiamo, e questo significa accompagnare già chi è dentro e chi invece entrerà in un processo di competenze completamente nuovo. Per fare questo noi stiamo riprogettando il nostro employer branding, stiamo collaborando con la nostra struttura di comunicazione perché vogliamo proprio trasferire l'immagine di quelli che saremo, no? Di questo tempo nuovo che ci sta aspettando. Quindi usciremo su tanti canali, sul web, su tutti i canali che noi utilizziamo per le nostre attività di employer branding, proprio per far raccontare lo storytelling di questo mondo, di questo gruppo Ferrovie dello Stato, che cambierà, che è già cambiato tanto e che ancora cambierà. Anche il nostro processo di recruiting cambierà. Per esempio, stiamo pensando ad un hackathon per i nativi digitali, no? Ovviamente la maggior parte di noi in azienda non è nativo digitale, ma è ancora nativo analogico, ma insomma, se ci guardiamo attorno, ormai il nostro futuro, parlando dei 40.000, è naturalmente fatto di nativi digitali. Quindi anche lì stiamo pensando a come attrarre, a come presentarci, a come attrarre con i nostri processi di recruiting risorse giovani che quindi hanno una dimestichezza con la digitalizzazione che sicuramente chi è già da tempo in azienda non ha, ma che deve acquisire. E quindi anche per questo noi stiamo ripensando a tutti i nostri processi di formazione. Già la pandemia ci ha costretto un po' a ripensare a questi processi. Noi quando abbiamo approcciato purtroppo la pandemia, come tutti, avevamo una percentuale di digital learning che era bassissima. Oggi siamo a delle percentuali particolarmente significative, la nostra formazione si svolge quasi tutta attraverso il digitale, la formazione in aula è residuale ed è fatta per
eventi diciamo molto particolari, percorsi molto particolari, utilizziamo tantissimo i webinar, utilizziamo tantissimo le pillole formative, utilizziamo tantissimo anche il concetto dell'autoformazione, dell'autoapprendimento, perché questo significa che ciascuno di noi, come dire, è attore di quello che è il proprio percorso e soddisfa i propri bisogni esprimendo, diciamo, un'esigenza. Quindi non è più un processo esclusivamente top down, ma è un processo che è fatto, diciamo, a due vie, top down e bottom up. Noi mettiamo a disposizione dei nostri colleghi delle pillole formative e dei webinar, i nostri colleghi, se vogliono, partecipano a seconda delle loro esigenze. Abbiamo rivisto anche il nostro percorso di induction dei laureati, dei neolaureati. Noi abbiamo detto, insomma, i numeri sono quelli che vi ho detto, quindi ne assumiamo e ne assumeremo tanti. Adesso noi stiamo, come dire, facendo utilizzare ai nostri delle learning app, quindi attraverso l'app loro possono, come dire, formarsi e autoformarsi. Abbiamo messo a disposizione dei nostri colleghi delle digital library molto molto fornite, anche questo, diciamo, fa parte del concetto dell'autoformazione. E poi stiamo lavorando sulla realtà immersiva, quindi abbiamo già, stiamo sperimentando la realtà immersiva in alcuni impianti del gruppo Ferrovie dello Stato, e questo fa sempre parte del percorso di induction. Peraltro il percorso, si parlava prima dello sviluppo, no? Di quanto le nuove leve, i nuovi colleghi abbiano bisogno di capire qual è il loro percorso di sviluppo. Noi recentemente l'abbiamo completamente rivisto, il nostro percorso di inserimento in azienda, abbiamo proprio qualche giorno fa rilasciato le nuove linee guida. Un pezzo di questo percorso di induction, diciamo di formazione dei neo, è fatto anche attraverso la realtà immersiva. Tra l'altro mi sono recentemente fatta avanti, proposta, autoproposta per sperimentare la realtà immersiva anche una piccola sperimentazione nei nostri processi valutativi che noi facciamo all'interno attraverso i nostri assessor, proprio perché vogliamo, come dire, proiettarci in una direzione, in una dimensione che unisca il digitale, che coniughi il digitale, l'utilizzo del digitale alle nostre persone, quindi alla valorizzazione delle nostre persone. Ultimo ma non ultimo, abbiamo prodotto internamente in casa e lo lanciamo adesso, diciamo nel mese di ottobre, la prima esperienza, diciamo, di gamification interna, e a dicembre invece rilasceremo la seconda progettualità, sempre fatta internamente, realizzata con attori. Quindi diciamo che, insomma, ci stiamo lanciando su questa strada, ci stiamo sperimentando, anche questo per noi è un apprendimento continuo, è un apprendimento per le persone delle HR, è un apprendimento per i colleghi che utilizzeranno, diciamo, questi nuovi processi, queste nuove tecnologie, e quindi, come dire, speriamo che il tempo nuovo ci porti in una dimensione più soddisfacente per la persona, perché questo è il nostro obiettivo. Grazie Anna Maria Morrone, mi sembra di capire che il lavoro che fate tutti, insomma, sia molto complesso, nel senso che studiare una persona, cercare di individuare i percorsi più adatti e gli strumenti più adatti per far fare loro quel percorso, insomma, non sembra uno scherzo. Noi abbiamo parlato del digitale finora soprattutto dal punto di vista di come poter aiutare le persone in azienda, ma anche voi HR, insomma, che dovete aiutare quelle persone a vostra volta. Insomma, questi strumenti dovrebbero anzitutto facilitare voi. Torno da Antonio Nisco, Cornerstone. Questo percorso sulle competenze tu l'hai sicuramente fatto, insomma, dal lato dei servizi, insomma, hai accumulato sicuramente una lunga esperienza e quindi hai sicuramente qualcosa da dire. Ma sì, diciamo che quello che ho sentito finora si può tradurre, riassumere in una parola, che è lo skill mismatch, no? Quindi non è altro che la difficoltà per l'azienda di reperire le skill adeguate al perseguimento dei propri obiettivi aziendali, e dall'altra parte abbiamo i collaboratori, i lavoratori, i dipendenti che sono in una fase, si sentono sottoqualificati perché non riescono a far fronte a questa esigenza. Questo è un problema molto grosso, un problema non solo italiano, un problema che abbiamo a livello globale, ed è una delle principali cause di disoccupazione giovanile. In Italia si stima che circa 10 milioni di lavoratori, quindi quasi il 38%, qualcosina in più dei lavoratori, subisca questo skill mismatch. Ci sono due strade fondamentali per cercare di
per cercare di contenere questo fenomeno. Una, secondo me, poco realistica, quello ovvero che le aziende ogni qualvolta ritengano di avere esigenza di una skill nuova vadano sul mercato, la cerchino e la trovino, messo che poi la trovino, e l'altra è quella invece di puntare sui propri dipendenti, sui propri lavoratori, quindi mettere al centro la persona e attuare un programma di upskilling e reskilling. La prima, quella che ho detto prima, sicuramente non porta molto lontano, perché è time consuming, perché ha un costo importante anche in termini economici, e comunque poi ogni volta che si presenta una nuova esigenza bisogna andare sul mercato e ritrovare questa persona, quindi non è una soluzione. La soluzione migliore è quella di valorizzare le persone che tu già hai in casa, perché molte aziende pensano di non avere quella skill e la vanno a cercare fuori, e in realtà magari ce l'hanno e basta un piccolo sforzo in termini di formazione per rendere quella persona poi adeguata a quella skill, ma questo credo sia un argomento che verrà trattato più avanti nell'arco della giornata. Il reskilling quindi consente all'azienda di avere sempre delle persone formate nella maniera corretta in funzione del business che in quel momento l'azienda deve perseguire, fa sentire la persona sicuramente importante, perché la persona percepisce che si sta investendo su di lui e quindi si sente parte di un'organizzazione. Sì, c'è uno studio di McKinsey che dice che appunto che il 40% dei lavoratori nell'arco del 2022 ha intenzione di cambiare lavoro. Questo ci porta su un altro tema, che è quello della big resignation, no? Che abbiamo vissuto sia in epoca pandemica ma anche in questi giorni, se possiamo parlare di epoca post-pandemica. E l'osservatorio sul precariato dell'INPS appunto ci dice proprio che dal 2021 al 2022 le dimissioni sono aumentate del 10%. C'è un gap tra le motivazioni che portano il dipendente, la persona, a voler cambiare azienda e quello che le aziende percepiscono. I motivi fondamentali per cui le persone desiderano andare via e cambiare azienda sono che non si sentono valorizzati dalla propria azienda, dal proprio capo, e che non si sentono parte di una struttura, non c'è questo spirito di appartenenza, mentre le aziende ritengono che ci sia in realtà il desiderio di voler guadagnare di più, di avere un miglior balance tra vita privata e vita lavorativa, oppure perché pensano che l'azienda non sia attenta alle proprie esigenze di salute, alle esigenze di salute del lavoratore. Quindi c'è molto da lavorare in questo aspetto qui, rimettere la persona al centro, farla sentire parte di un'organizzazione, stimolarla, beh, è una cosa che può veramente contenere l'esodo di competenze all'interno di un'organizzazione. Grazie Antonio. Allora, come hai detto tu stesso, questi temi verranno toccati anche sì, nel resto della giornata. Un motivo in più per invitare chi ci sta seguendo a restare con noi. A me non resta che ringraziare Giuseppe Conte, Antonio Nisco, Anna Maria Morrone e Samantha Todaro per essere stati con noi. Vi chiedo 5 minuti di pazienza, quindi tempo di un caffè o poco più, per allestire il palco per il prossimo intervento, in cui con Cornerstone torneremo a parlare proprio di skill gap e di skill mismatch. Grazie e a fra pochissimo.